Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Allora, come potete vedere, si trova su una struttura un po' particolare. Questa è la farm della Gilla. Ritorniamo nella visuale. Eccola qui, ragazzi, ve la mostro così com'è. È semplice, praticamente. Io l'ho fatta 6x6, la struttura. Ovviamente con i gradini che servono per andare a posizionare i blocchi di fango. Infatti siamo nella 1.19 e nella 1.19 si può fare il fango. Oltre a recuperarlo da un bioma specifico, possiamo anche realizzare il fango. Come? Semplicemente andando, come potete vedere, ho delle ampolle di vetro, ovviamente, andando a recuperare, mettiamole così, un po' di terra. Adesso io vi mostro come si fa, poi a casa fate i compiti. Vabbè, mettiamo, facciamo questi 6, dai. Prendiamo 6 ampolle, riempiamo 6 ampolle di acqua e una alla volta l'andiamo col tasto destro del mouse a mettere l'acqua sul blocco di terra e diventerà fango. Sentite? Ciapiti, ciapiti, ciapiti. Ecco qua, fatto. Per tramutare il fango invece in blocco che poi servirà anche per costruire, che si chiama appunto fango compatto, vedete, si ha anche la craft. Il crafting bisogna, allora, innanzitutto io prendo quello che ho già. Bisogna innanzitutto andare qui, mettere nella craft table oppure semplicemente nel vostro inventario, perché sono due blocchi, può essere fatto tranquillamente lì. Ok, si possono mettere così e creare appunto il fango compatto, scusate. Per creare i blocchi che sarebbero i mattoni di fango, che ricordo vengono fatte le piramidi, venivano fatte le piramidi e le costruzioni ai tempi degli antichi egizi, per fare appunto quei blocchi basta metterli a 4 nella nostra craft table oppure nell'inventario e si creano i mattoni di fango. Con questi si possono fare belle costruzioni. Vi devo dire un'altra cosa a proposito: purtroppo io non ne ho abbastanza per fare una costruzione, perché il mio intento è, adesso vi faccio vedere qua, ragazzi, proprio qui voglio fare un capanno per gli attrezzi, la paglia e alcune cose che servono per appunto per le galline eccetera, per gli altri animali. Mentre di là, un attimo che mi levo queste ampolle, altrimenti le tiro e so cacchi, mentre qui voglio fare una stalla per i cavalli, proprio qua. Qua? Proprio qui? Non lo so, o qui, di lungo, oppure qua. Ovviamente mi devo lasciare uno spazio, ma magari la faccio 1, 2, 3, 4, ma anche di 5, ma va bene 5. 5 blocchi, in modo che io ho tutto questo spazio per agire. Un'altra cosa che voglio fare, ragazzi, per quanto riguarda i maiali, ovviamente il fango ci serve perché, come sapete, i maiali stanno anche nel fango, ma non perché sono sporchi, semplicemente con il fango si proteggono dal sole e non solo, si purificano anche la pelle, diciamolo. Lo facciamo noi quando andiamo a farci i fanghi e quindi va bene così. Oh, già è finito? Azzo! Ok, andiamo a fare la nostra prima raccolta. Vediamo. Oh, ci sono altri due. Vabbè, lasciamoli, dai. Poi dopo li raccogliamo. E questo, ragazzi miei, è il mio piccolo tesorino di raccolta. Ho fatto la prova per vedere se funzionava. E a proposito di raccolta, io sono debitore con voi di un tesoro sepolto. Uno già l'abbiamo visto nello scorso episodio, ma l'altro, quando siamo andati, finalmente abbiamo trovato il tempio marino. L'ho lasciato, ho preso la mappa ma non l'ho trovato. Tornando alla farm, questa qui, che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno ovviamente del fango, abbiamo bisogno
ovviamente di una struttura a meno di 3 pianghese, anche se io ho fatto un quarto piano perché appunto volevo essere arci sicuro che funzionasse, e dei stalattiti. Questi stalattiti li potete trovare nelle caverne specifiche. Adesso io il bioma non me lo ricordo come si chiama, perché è in inglese. Durante uno dei miei video, se vi lascio sempre il link della delle playlist in basso, tra cui anche questa serie, li abbiamo trovati, ma quando avevo ancora la 1.18 e non potevo passare a Fabric della 1.19.3 per mettere anche la replay mod, perché appunto nella 1.18 non si possono fare il fango, cioè non c'è il blocco del fango. E niente ragazzi, messi questi stalattiti lì sotto, li applicate, mettete il fango sopra questo blocco, sopra la piattaforma che avete creato, e attendete secondi, minuti, dipende il blocco, penso che sia random. Ecco qua, abbiamo finito, perfetto, giusto in tempo. Dai, facciamo la raccolta. Se non vado errato, con la pala, questa qui normale, senza incantesimi, noi possiamo fare 2 stack e 12. Vediamo un po' se è vero. Esatto, 2 stack e 12. Semplicemente, ecco qua. Ecco qua, perfetto così. Adesso noi li piazziamo, non piazziamo questi, ma piazziamo questi qua. Ce la faccio? Come sa di no, eh? No, ho bisogno di altri. Ok, ho bisogno di altri blocchi. Li vado a fare. Ah, un'altra cosa importante, ragazzi. Se appoggiate un pezzo di terra su un campo di prato, fate attenzione che questo non diventi appunto, non ci sia anche lì il glass, cioè l'erba, perché altrimenti non potete trasformarlo in fango, in blocco di fango. Dovete toglierlo, rimetterlo e poi agire con l'ampolla dell'acqua sul blocco. Io per questo lo sto facendo qui sulla pietra, anche se questo punto qui, i 3 davanti prendono il glass da qua, quindi state molto molto attenti a questo. Ok, nel frattempo già si stavano facendo, perfetto. E vedete, neanche il tempo di mettere a posto, che subito alcuni blocchi si fanno istantaneamente. Comunque, lasciamo perdere qui, andiamo a posizionare tutto e andiamo a fare il nostro bel tavolo di incantesimi e tutto il resto appresso. Allora, questo lo metto qua, questo lo metto qua, questo lo metto qua, le ampolle le lasciamo qui. Ah, il legno ragazzi ci serve, altrimenti le librerie non le possiamo fare. Ci prendiamo un po' di legna. Legna, basterà questa? Non lo so, facciamo così. Ok, adesso basta. Dai, mamma mia. Olè, salve. Allora, prendiamo 2 diamantozzi, eccoli qua. Ci possiamo anche fare un piccone. Prendiamoci questi 4 giusti. Il libro che sta qui, sì, ho voglia di libri. E andiamoci a creare il nostro tavolo da incantasimo. Allora, questo e questo. Perfetto. Tavolo di incantesimi, che ci vuole un piccone della Madonna per distruggerlo. Dove si sale? Di qua. Ok, questo è il nostro, diciamo, spazio. Dio, posso anche farlo qui sopra il tavolo degli incantesimi, no? Voglio di prendiamo tutta sta roba. E li andiamo a posizionare sopra. Allora, sì, le librerie devo fare.
Perfetto, facciamo così. Facciamo così. Anzi, facciamo così. Uno stack. E uno stack. Ah, 12. Allora, ti zitto! 42, ce la dobbiamo fare. Ce la dovremmo fare la stanza dell'incantesimo, se non vado giù. Oh, salve. Allora, ok. Perfetto. Ok. Ci siamo? Ovviamente qua vanno i libri e i lapis lazuli. Lo posso fare anche così. Oppure noi possiamo fare anche un'altra cosa. Che io non ci avevo pensato a questo, però, eh. Possiamo trasferire, no? Aspetta. E la... Ok. Diamo il libro. Oh, vabbè. Possiamo mettere in un angolo qui, che non ci dà fastidio. Ok, calderone qui. E che no? Grande così. E uno. E dos. Abbiamo fatto l'angolo di Pasqualinovic. Allora, io posso fare una cosa del genere? Me la leggere lo stesso? Vediamo. Ma io penso di sì, perché sta sempre bloccato, no? Qui. Ah, ci abbiamo tre libri? Sì, ce l'abbiamo. E allora facciamo così. Messo. Qua abbiamo un bel leggi libro con un libro. Non si mette il libro. Ah, forse è un libro incantato? Può essere. Vediamo un libro. E lapislazzoli. Affinità all'acqua. Lapislazzoli 1, livello di esperienza. Ok. Allora facciamolo, dai. Nostro primo libro. Sì. Ragazzi, fatemi sapere come si mettono i libri qua sopra, eh? Se si mettono, perché non ne so nulla. Vediamo un po', un libro, un altro libro. Che cos'è? Efficienza 1. Qua ci tocca farli, perché non si sa come anatema. Passo anfibio. E sì, ma 7 livelli. Portarci 2, vabbè, facciamo qua. Purtroppo bisogna far così. Flagello degli artropodi. Ok, ma vabbè. Gli ultimi due, dai. Indistruttibilità 1, grande così. E affilatezza 1. E questa... Allora, ma io se esco... Ah, ok, mi rimane qui. Mi dà dietro il coso. Va bene. Ok. Ovviamente, ragazzi, ci dobbiamo fare un incudine. Che lo facciamo subito. Poi appunto i blocchi di ferro, i lingotti di ferro, scusate. E esattamente. Ok, e con questo posso piazzare incantesimi, se non vado errato. Messo. Ma questo si può...
Scusi? Ah no, ho messo i capistrazzi. Allora, questo qui ce lo posso anche mettere qui, voglio dire, volendo, posso anche piazzarlo qui. Allora, vediamo un po'. Ah no, non si può, ok, perfetto. Allora, questo qui lo piazziamo. Posso piazzare anche qui, Ok, madonna mia, che botto. Piccone di ferro, no, lo chiamiamo Piccozza. E gli mettiamo libro incantato, che cos'è? Flagello degli artropodi, no. Indistruttibilità. Ok, affilatezza, efficienza, affinità, no, questo qui posso mettere. Ok, dove metti libris? Ah, li posso mettere anche qui. Oh. Oh, oh, oh. Ok, allora, le targhette. Allora, le targhette so che si possono mettere a cane e noi gliela mettiamo. Almeno abbiamo tutto. Dov'è? Pronto? Ah, di là. Me ne devo ricordare. Allora, targhetta. Una targhetta. Come vogliamo chiamare il nostro cane? Lo chiamiamo Eccoci qua, Bobby. Uffi Pasquale. To, guardalo lì. Ciao piccolo. Va bene. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto un po' di cose in questo video. Vi ho fatto vedere la farm di Agile, vi ho fatto vedere come si fa la farm. Abbiamo fatto anche la stanza degli incantesimi. Abbiamo incantesimato. Abbiamo incantato dei libri. Questi qua. No, dove stanno i libri incantati? Qua. Libro flagello degli artropodi, affinità dall'acqua, affilatezza 1. Poi ragazzi, ovviamente più abbiamo bisogno di esperienze, quindi cercherò di andare a farmare un po' di, diciamo, carbone, perché è quello che ci fa prendere più esperienza in vanilla. E niente ragazzi, dai, io spero che vi sia piaciuto questo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Trovate come sempre il link in descrizione di tutti delle playlist diretto. E ragazzi, noi qua, come vedete, qua dobbiamo avere i livelli di esperienza, altrimenti non possiamo viaggiare. E questo qui, questo qui, io ho trovato un altro villaggio, si chiama Lukir Cred. E si trova un bel po' distante. E non vi dimenticate che io farò ovviamente lo shorts per quanto riguarda la creazione della cuccia, per quanto riguarda il nostro bel Attila. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Thank you.